Non penso sia questo l'accesso alle turbine. Si tratta sicuramente delle sale di controllo. Un guardiano, in una centrale elettrica abbandonata da anni. Sta accadendo qualcosa di assurdo. Ma adesso non c'è tempo per pensarci. Eva potrebbe essere ancora viva. Diabolik deve trovarla. Chi è lei? Non è importante. E comunque le domande le faccio io. Pensavo che la centrale fosse abbandonata. Lo era, ma la stiamo riattivando. Da chi è stata riattivata? Non posso dirle chi sta valutando la nuova apertura. Conosce una certa White Rose? Cos'è questa White Rose? Non l'ho mai sentita. Ascolti. Perché le turbine sono ancora attive? Le stiamo testando in vista di un periodo di manutenzione preliminare. Che cosa ci fa lei qua? Dovrei chiederlo a lei. Quindi la centrale riaprirà? Sicuramente sì, è solo questione di tempo. Da quanto è qua? Sono arrivato qua un paio di giorni fa, per effettuare alcuni test. Quando? Teoricamente fra meno di un mese, ma dipende da come vanno i test. Devo toglierlo di mezzo, potrebbe essermi d'impiccio. Questo pannello controlla l'accesso alle altre parti della centrale. Devo riuscire ad aggirare la protezione di sicurezza, ma per farlo mi serve un tesserino e l'impronta digitale corrispondente. Qualcosa che non va. Non c'è corrispondenza fra tessere e impronta. Non sopravviverei un secondo nell'acqua. È attraversata da cariche elettriche troppo potenti. Faldoni, pratiche e scartoffie varie.
È uno schema tecnico con grafici e coordinate. Sembra danneggiata. Uno sportello che probabilmente chiude altri pannelli elettrici. Sembra che questa pulsantiera controlli lo sblocco delle centraline esterne che regolano l'afflusso di corrente elettrica alle varie sezioni. Ora la centralina esterna dell'archivio è sbloccata. Non sopravviverei un... e attraverso... Non ho intenzione di togliere corrente ad una stanza senza motivo. Potrei danneggiare qualche dispositivo che potrebbe servirmi. Non ho intenzione... potrei da... Non ho intenzione... potrei da... Falboni, pratiche e scartoffie varie. Bene, ho il tesserino di riconoscimento vuoto. Vecchi raccoglitori mezzi ammuffiti.
Un vecchio armadio. Probabilmente un archivio. Questo cancello è estremamente robusto e non c'è modo di aprirlo con la forza. È un computer un po' malandato, ma funzionante. Probabilmente contiene qualche informazione utile. Sono dei documenti con diverse tabelle e numeri. È una macchina che stampa le impronte sui tesserini. C'è una feritoia sulla sinistra in cui inserire una tessera vuota. La macchina stampa l'impronta digitale sulla tessera e la restituisce da un'altra feritoia sulla destra. Ho inserito il tesserino vuoto nella feritoia di sinistra. Ora la macchina dovrebbe essere pronta ad acquisire un'impronta digitale per stampare poi il tesserino. Il computer è funzionante, ma sembra che serva una password per poterlo utilizzare. È il tesserino identificativo del guardiano. C'è scritto MB45039. Avanti così, ho poco tempo. Devo fare in fretta. Interessante. Il sistema per bloccare le chiuse si trova sul punto esterno, in prossimità del canale artificiale della centrale. L'accesso è consentito solo al personale autorizzato. Il documento è firmato dal responsabile della sicurezza, ma la firma è illeggibile. Il responsabile della sicurezza si chiama John Truman.
Perfetto. Ora il cancello dovrebbe essere aperto.